Buonasera e benvenuti al campo sportivo dell'Agora Fitness. È la finalissima per quel che riguarda l'Inghecalle Junior edizione 2014 e stanno già adesso per ultimare i preparativi di rito le due squadre che sono già schierate al centro del campo, ovvero sia le Falasche e la US Latina Calcio. Sono le due squadre che si sono meritate la possibilità di potersi giocare questo atto finale e di poter dunque alzare il trofeo di questa importante manifestazione. L'aveva dunque piazzata molto bene. Intanto arrivano le prime gocce di pioggia, gran parata intanto da parte di Girolami sul colpo di testa di Razza in maglia bianca e pantaloncini rossi. Una finta, poi c'è il sinistro a giro da parte di Neroni, bellissimo. Attenzione, passaggio da parte di Girolamo e poi c'è il tiro e la palla che termina sotto il 7. Ha segnato un gran gol di Legio, ha indirizzato sotto l'incrocio dei pali questo siluro e il portiere questa volta Federico Girolami non ha potuto far nulla, che sta pressando alta ma rischia anche questo tipo di ripartenze. Gran gol da parte del Latina, azione corale che ha portato alla marcatura di Razza, terminale offensivo di questa bella manovra che è stata finalizzata da Di Leggio. Adesso le Falasche sembrano sicuramente più orientate ad avanzare il proprio baricentro, ma si espongono a queste ripartenze micidiali e c'è il terzo gol, lo ha segnato il numero 11 di Razza, sempre lui. Cross che favorisce l'intervento da parte di Leggio, che è scatenato e sta mettendo davvero a ferro e a fuoco la difesa delle Falasche, preciso sia nelle conclusioni che negli assist, giocatore assolutamente finora protagonista di una gara superlativa. Questo passaggio da parte di Neroni, adesso 1-2 che non si chiude, ancora Neroni prova a farsi luce, Neroni, il tiro di Neroni, la traversa colpita, Neroni ha delle giocate davvero illuminanti, questo piccolo calciatore delle Falasche, la seconda volta che dà vita a una giocata geniale, è stato molto molto sfortunato, meritava la rete. Si guarda intorno, Neroni prova ad accendersi, Neroni da sulla destra, qui c'è una grande chance, la sfrutta alla perfezione, bravissimo questa volta Igor Garnier, ha segnato il gol del 4-1, azione che era stata propiziata da Neroni e poi proseguita sulla destra da Cristiano Croce. Ancora Neroni, sinistro da parte di Neroni, palla che lambisce il palo e va sul fondo, molto sfortunato condurre a termine producendo però minimo sforzo in questa ripresa. Altro palo clamoroso colpito da Galati, Falasche che meriterebbe molto di Garnier ha realizzato il gol del Falasche. 4-1. Attenzione, si accende una mischia e arriva il 5-1, lo ha segnato Di Fusco questo gol. Adesso si aspetta solo il fisico direttore di gara, il tiro da parte di Bizzarri che viene ribattuto dalla barriera, finisce qui, finisce dunque con il successo rotondo da parte della squadra della US Latina nei confronti delle Falasche. Bella partita nonostante il risultato non sia praticamente mai stato in discussione, comunque onore anche agli sconfitti che hanno sicuramente giocato un secondo tempo orgoglioso, Latina che però ha meritato di vincere questo trofeo. Ed è tutto, vi diamo appuntamento ai prossimi impegni del calcio giovanile. Da Enrico Pasquali Coluzzi un cordiale buonasera.